pareggio Cetra, Fiorentina ha avuto tante occasioni sul 1-1 per tornare in vantaggio. Sì, siamo, diciamo, da un lato contenti per come, perché il primo tempo noi abbiamo fatto la partita che avevamo preparato e sicuramente meritavamo di terminare il primo tempo forse con il doppio vantaggio, che questo ci avrebbe premiato. Poi purtroppo per un errore individuale hanno trovato il pareggio e poi su un'autorete questo vantaggio. Poi siamo stati bravi, ragazzi, siamo stati bravi a continuare a crederci, a continuare a proporre gioco, qualità di gioco e a trovare questo pareggio che comunque vogliamo tenerci come bicchiere mezzo pieno, anche se sentiamo che questo pareggio ci sta stretto. Il periodo comunque resta buono a livello di risultati, mi sembra però che il 2020 sia cominciato un po' come la finita del 2019, cioè che fate tanta fatica a far gol, nonostante creiate tanto. Sì, sicuramente questa squadra crea molte situazioni, occasioni per poter fare forse più gol, è una squadra che comunque costruisce, gioca bene, sia in ampiezza, in rifinitura, propone gioco anche di qualità. In zona gol forse negli ultimi 20 metri, ma questo tutta la squadra, non solo gli attaccanti, chiaramente dobbiamo diventare più cattivi per finalizzare tutte quelle situazioni che creiamo, queste anche nel primo tempo oggi siamo andati spesso sul fondo a essere poi più cattivi, a cercare di fare il cross come assist per poi andare alla conclusione, che poi ci permette anche di gestire poi le partite in modo diverso. E sicuramente a livello di prestazioni stiamo dando continuità a quello che è stato il termine del 2019, perché chiaramente anche a Roma non meritavamo il risultato che è stato poi decretato dal campo. E quindi bene. È tornato Beloco, quindi le chiedo tanto come l'ha visto oggi e poi secondo lei che contributo potrà dare in questa seconda parte di stagione? Sì, è rientrato Niki Beloco e noi siamo contenti che sia ritornato da noi. Oggi lui è entrato con l'atteggiamento giusto, ha dato una mano alla squadra in un momento comunque critico che si era messa la partita e siamo certi che ci darà una grossa mano, un grosso aiuto nel proseguo del nostro campionato. Mister, nell'attualità e anche in visione futuribile, però c'è da dire la crescita di questo Spalluto è una cosa che fa piacere all'ambiente, no? Anche a voi. Sì, sicuramente anche come il mister aveva elogiato Samuele al termine della passata stagione, proprio come esempio di giocatore, di professionista che dà sempre tutto, che si impegna in ogni singolo allenamento, in gara da tutto e ora lui sta cavalcando e si sta tenendo stretto questa opportunità che il mister gli ha dato con l'atteggiamento giusto e anche con in zona gol, cioè portandoci in zona realizzativa delle buone giocate. Mister, le volevo chiedere, oltre Beloco è rientrato anche Montiel, abbiamo notato, sì. Quindi nel giro della primavera, quindi a tutti gli effetti ha recuperato dall'infortunio perché l'ha tenuto fuori parecchio tempo, lo vedevamo anche al Franchi in tribuna. Sì, oggi Montiel è venuto dalla prima squadra a darci una grossa mano, c'erano chiaramente gli accordi con la prima squadra anche sotto un suo profilo di gestione, di minutaggio, perché chiaramente, come diceva giustamente lei, sta rientrando da un infortunio e quindi va gestito nel modo migliore e sicuramente oggi ha fatto un'ottima prestazione d'aiuto per la nostra squadra. Mister, è cambiata la guida tecnica in prima squadra, è arrivato mister Iachini a sostituire Montella, come vi state trovando nel lavoro settimanale insieme a lui per capire i giocatori eventualmente da promuovere in prima squadra anche in allenamento e poi settimana prossima c'è la Juventus? Sì, sicuramente con la guida tecnica di mister Iachini sicuramente c'è una grandissima sinergia, un grandissimo scambio di rapporto per la gestione al meglio dei giocatori, c'è una grandissima apertura anche da parte, diciamo, della prima squadra verso i nostri confronti e quindi sicuramente c'è una sinergia molto importante.
torno sulla primavera sulla, sulla Juventus settimana prossima. Noi continueremo a prepararci come ci stiamo preparando gara dopo gara, la prepareremo al meglio come il mister sa fare molto bene, e sicuramente noi arriveremo a Torino per fare il risultato e ci faremo trovare sicuramente pronti. Grazie. Torno sulla primavera, mister, lei conosce bene questo gruppo, quanto vi spaventa però la classifica, perché comunque avete finito bene il 2019, avete iniziato il 2020 con un mezzo passo falso, però resta brutta la classifica, ecco, per come conosce il gruppo questo può pesare a livello mentale, vede i suoi ragazzi preoccupati? No, siamo consapevoli sicuramente della situazione di classifica, ma siamo anche consapevoli dell'atteggiamento e dell'approccio che questa squadra ha ogni singolo allenamento e a ogni singola gara, perché non hanno mai sbagliato un approccio, un attacco di partita, quindi noi siamo sicuramente consapevoli e presenti della situazione, ma anche sereni e determinati che il lavoro ci porterà a salire nel nostro percorso, questo sì. Volevo anche da parte chiaramente del mister, volevo ringraziare, perché abbiamo visto che il presidente commisso con Gio Barone sono venuti ad assistere alla nostra partita, quindi è proprio un segnale ancora in più che di quanto ci tengono e di quanto sono vicini al settore giovanile, ed è sempre uno stimolo per noi importante, per i ragazzi, a cercare di dare e mettere sempre quel qualcosa in più. Grazie, buon lavoro.